scorso anno una nuova disciplina ha fatto il suo esordio a livello PWA, il freestyle. È bello, impari una manovra e poi da quella tiri fuori tutto quello che ti viene in mente. Non c'è bisogno di vento, non c'è bisogno di onde e la folla è molto 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 vicina agli atleti. Questo è uno degli elementi che fa parte del fascino del freestyle. L'evento inaugurale in Austria è stato davvero un grande successo e non soltanto da un punto di vista sportivo. È molto divertente, è qualcosa che è un po' diversa dalla semplice competizione. C'è questa vicinanza tra noi e la gente che è splendida. La varietà e l'insieme delle manovre combinate è quella che frutta il maggior punteggio da parte dei giudici. Josh Stone, hawaiano, è sicuramente il più grande rivoluzionatore di questa disciplina freestyle. Sunny Boy è davvero divertente, sia in mare che fuori. Piace farmi bello prima di entrare in gara, ma non vi fate ingannare, io sono uno che vuole vincere sempre. Josh Stone è nato alle Hawaii, fisico decisamente diverso da quelli che abbiamo visto finora, 1,75 m, 68 kg. L'uomo che ha ottenuto il più alto punteggio di sempre nel PWA in una gara wave. Guarda caso proprio alle isole Fiji, non le Hawaii, ma stesso tipo di onde, stesso tipo di mare. Ma nel freestyle sicuramente Josh Stone è stato quello che si è entusiasmato, quello che ha entusiasmato di più. Un altro dei rivali di Josh Stone è Matt Pritchard. Matt Pritchard, che nonostante il fisico possente, trova una sua ispirazione particolare per quello che riguarda l'interpretazione del freestyle. In Austria è stato proprio Matt Pritchard a conquistare il primo successo nella storia PWA di questa disciplina lo scorso anno. Sì, guardando Matt fare il freestyle mi rendo conto di quanto siamo diversi noi due, di quanto sia diverso il nostro stile. Ovviamente siamo diversi come fisico e abbiamo un modo totalmente differente di interpretare questa particolare disciplina del windsurf, ma forse anche questo fa parte della bellezza del gioco. Per Matt Pritchard comunque il principale obiettivo è sempre quello del titolo overall, anche se il freestyle è comunque qualcosa di particolare per lui. Sì, io penso che il freestyle sia importante per il nostro sport perché è qualcosa che va oltre la semplice gara e dà un contatto tra noi e il pubblico che è fondamentale anche per tutto il resto del nostro movimento. Un altro dei protagonisti che si sono messi in luce nel freestyle lo scorso anno è l'olandese Peter Volvater. Da 3 anni nel tour, Volvater ha ottenuto una grande stagione lo scorso anno, completando tra i top 10 sia il campionato freestyle, sia quello wave, sia quello overall. Volvater è un altro dei grandi esperti delle manovre aeree. Il freestyle per me, e penso anche per gli altri partecipanti a questa gara, è divertimento. È divertimento e la capacità di divertirci insieme alla gente. Ma quando parliamo di grandissimi campioni, quando parliamo di necessità di divertire e di divertirsi, ritorniamo ancora una volta a lui, Bjørn Dankerbeck. Anche se il fisico forse non lo aiuta particolarmente per quello che riguarda le manovre con scarso vento, Bjørn Dankerbeck è comunque sia uno degli uomini da battere anche in questa disciplina. Forte come un toro dopo 15 anni, conosce tutto del windsurf, ecco perché è difficile batterlo anche qui. He definitely deserved to win, he's more consistent than anybody.